Radio Insieme, FM 102 94.9. E ben ritrovati a tutti, questa è l'ultima parte di Inda Club alle ore 23:57. Stiamo entrando nella parte della Red Zone. Adesso però dobbiamo chiamare una persona, vediamo un po' se questa persona è in linea. Com'è che si chiama? Franco. Pronto? Sì, Francesco? Sì, yeah, pronto? Francesco, buonasera, ti disturbo, eri a letto? Non sento nulla, pronto? Francesco? Sì, chi è? Ci è, pronto, scusa, ti ho disturbato? Sì, chi è? Ti sto chiamando, mi hanno dato il numero da Radio Insieme. Il numero? Da Radio Insieme, mi hanno dato il tuo numero. Ah, dimmi. Io ho parlato con, non so, avevi fatto una sorta di intervista con Marco, mi pare, possibile? Marco e Cristian, sì. Sì, ok, io... settimana fa. Ok, io innanzitutto mi scuso un attimo per l'ora, magari eri a letto? Sì, vabbè, tranquillo, dimmi. No, ecco appunto, Cristian mi ha fatto sentire, o Marco, non mi ricordo, perché non lo riconosco bene. Basso come voce, non so se la linea. Sì, infatti sto chiamando dallo studio, da uno studio, e forse la linea... Io mi sento meglio, dimmi. Ok, appunto, dicevo, mi hanno dato il tuo numero perché ho sentito la tua il tuo remix di Tiger Man con Ninna Tora, se non sbaglio. Sì, il mashup, sì, mi ha fatto il chiamato. Ah, ok, a posto. Senti, io volevo appunto invitarti qua dalle nostre parti, perché a breve ci sarà un party qua in provincia di Pistoia, e appunto, oltre insieme a Cristian e a Marco, volevo appunto chiamare anche te e magari proporre questo tuo remix, anche perché sarà una serata appunto dove verranno dimessi i dischi anni 90 per poi arrivare ai cartoni animati. Guarda, sinceramente io ti spiego, ho fatto di andare in giro a suonare parecchi anni che non vado né come ospite in nessun locale né niente, ma non è proprio una cosa chiusa per me. Cioè, nel momento di dire di no, proprio perché mi puoi prendere in giro, ma sono anni che proprio locali non vado fuori, poi non è andato, quindi. Cioè. Però guarda, a me fa piacere, cioè vi siete comunque, cioè vi siete bravi come persone anche nel vostro lavoro, quindi mi fa piacere inviarvi i pezzi e mi fa piacere anche se vi piacciono. No, infatti il numero me l'hanno appunto dato loro, perché io conosco appunto Radio Insieme, conosco altre persone, però ho avuto il piacere di conoscere anche Cristian De Curtis e Marco L, e siccome ho invitato loro per questa festa che si terrà a fine di ottobre, inizio di novembre, ancora la data sarà da constatare, e volevo appunto invitarti, però se ti mi dici che comunque non puoi, o comunque insomma va bene comunque. Non c'è. Guarda, per il momento è no, io niente, avevo calcolato un tuo preventivo per la serata che era intorno ai 600-700 euro. No, scusa, non ti sento, perdonami. No, ti sento molto disturbato. Pronto? Mi senti adesso? Un po' disturbato, mi dica. Adesso? Sì, un po' meglio. Dicevo, queste sono le spese comprese di viaggio oppure da parte? Ora io ho solo questa cifra, poi ci dobbiamo un attimo mettere d'accordo, giusto per appunto per definire le ultime cose, però vabbè, niente, male ecco, se magari più un qua l'Evro voglia di collaborare con noi,
lei comunque lo fa sapere a Marco, a Carista, visto che so se siete in contatto, questo non lo so, magari ecco vi siete messi d'accordo voi due, se magari in un futuro vuole lavorare con noi, ecco, noi ogni anno facciamo una festa. No, ho capito, no, beh, io l'ho visto, Cristian, pure l'altra volta doveva fare una serata con una modella, non mi ricordo, avevo visto il volantino. Ah, sì, 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 Cristian, sì, adesso il 19 farà una serata al a Bologna, se non sbaglio, con una modella, sì, e poi la ripete il 31, esatto, sì, 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 sì. Infatti, ecco, ci sarò anche io a quella serata, se vuole, se magari passa di lì, magari guardando anche il profilo di Cristian, magari possiamo conoscerci di persona. Ma scusa, il tuo nome? Io mi chiamo Giacomo. Ah, ok. Ci sei su Facebook? Mi vuoi aggiungere? No, purtroppo io sono anti-Facebook, guarda, mia figlia lo usa molto, sì, io sono anti-Facebook perché trovo molto... molto più di, comunque meglio essere cioè contattare le persone, ecco, o per telefono o comunque di persona, perché per Facebook, come dire, è buono per pubblicare delle foto e basta, ecco. Cioè, molto quasi mezzanotte, però darti la risposta non così. No, vabbè, no, comunque, io guarda, ti ho chiamato adesso perché purtroppo ho avuto dei problemi, sono stato a Bologna per lavoro, tra l'altro ho contattato anche Cristian e sono tornato adesso, quindi purtroppo ho avuto solo ora questo momento che sono qui in studio, mi sono trovato appunto a parlare con loro e mi hanno detto questo. Ah, ma scusi, l'ultima cosa e poi la mando via, mi hanno detto che lei è in contatto con il DJ From Mars. Non ti ho sentito, scusa, che hai detto, sono in contatto? Ma hanno detto che lei è in contatto con i DJ From Mars. In contatto in che senso? Cioè, ma non lo so, io so... No, DJ From Mars perché mi hanno detto che ha partecipato a qualcosa dei DJ From Mars? O dovrà fare un disco con loro? No, ti spiego, è fatto. Quelli DJ From Mars hanno una loro mail dove mandagli tutti i promo, i mashup, gli inediti. Io mandai Tiger Man, il bootleg originale, e loro l'hanno messo nella loro Alien Selection. Tutto qua, non è che ho chissà quali contatti, si è trattato di una cosa così abbastanza informale. Ho mandato il promo e basta, nulla di più. Ho capito. Vabbè, guarda, io la ringrazio davvero e le chiedo scusa appunto per l'orario, ma... E niente, allora a posto, noi se lei vorrà ci risentiremo magari, anzi mi hanno detto che adesso i DJ From Mars stanno preparando un remix di Sanpei, comunque vabbè magari possiamo di Sanpei. Sì, ragazzi, una volta vuoi fare lo scherzo, per favore. Quale scherzo, mi scusi? Marco, sei tu, ho capito, madonna, ma io risuono. No, allora, non ci siamo capiti. Allora, io mi chiamo... Allora, no, non c'è nessun Marco. Io Marco... Marquel sta dicendo, io lo conosco, però non è uno scherzo. Mi ha dato il suo numero, ho detto, vabbè, chiamiamo, perché chiaramente ero interessato a proporla, appunto. Ma chiedi che DJ Osso stava facendo un mix di San Pece, avrei creduto, ma che DJ From Mars... No, io ho letto nel loro profilo non mi ricordo dove l'ho letto, comunque stavano facendo appunto un remix di Sanpei, appunto, per farlo in versione alto. No, glielo giuro perché l'ho letto, io dice From Mars li seguo perché conosco il manager che è Alberto Gobbi, e quindi io è caduto una che merda. Vabbè, grande DJ Francesco Lombardo, si sta magari ascoltando, lo salutiamo, dai. Lo salutiamo perché è stato lo scherzo, comunque. Vabbè. Adesso no, perché lo scherzo è fatto su richiesta, devo dire. Sì. Su richiesta di Luis Rondina. Okay, iniziamo subito la rete.